Buon pomeriggio a tutti, cari amici, cari soci del Centro Culturale Tommaso Moro. Prima di spiegarvi le ragioni di questo video, permettetemi di dire che mi sento un po', mi fa effetto, mi fa strano, ecco, comunicare con voi del Centro Culturale Tommaso Moro da casa mia, che non è certo un luogo istituzionale, e soprattutto non in presenza. Mi mancate, lasciatemelo dire, mi manca il vostro calore, il contatto, l'empatia, la simpatia, perché non l'abbraccio. Ma purtroppo è inutile che stia lì a spiegarvi qual è la situazione di oggi, perché tutti conosciamo i disastri che sta combinando quel minuscolo, invisibile mostriciattolo con la corona. Ma poi dico, nessuno gliel'ha detto a questo qui che la monarchia non c'è più. Vabbè, vabbè, sorvoliamo. Allora, andiamo alle cose serie. Non che quella non sia seria, ma il motivo di questo video, di questo breve filmato, realizzato tra l'altro da Gabriele Pugliese, nostro socio, che ha dato la sua disponibilità a farlo e che ringrazio, il motivo è la comunicazione che devo darvi a nome del Centro Culturale Tommaso Moro. La comunicazione è quella del rinvio a data da destinarsi e con modalità da definire dell'assemblea dei soci che era prevista per domenica 11 ottobre nella sala spazio incontri alle ore 16. Perché questo rinvio? È perché le modalità che andremo a cercare, quali modalità? Allora, per il momento in presenza non possiamo farlo e questo penso che lo capirete tutti. Mi auguro anche che apprezzerete il senso di responsabilità che ha portato il Consiglio direttivo a questa decisione, credetemi, difficile e sofferta, ma ci teniamo alla vostra e alla nostra salute, per cui in presenza in questo momento abbiamo preferito di no. La faremo successivamente in presenza? Speriamo di sì, ma non possiamo garantirlo. Nell'attesa, siccome comunque l'assemblea dei soci s'ha da fare, come direbbe qualcuno, perché è previsto dallo statuto, anche perché c'è per esempio il bilancio del consuntivo della stagione 2019-2020 che ha bisogno della vostra approvazione, stiamo valutando, stiamo studiando delle forme alternative. Quale può essere la forma alternativa? Vabbè, la convocazione dell'assemblea da remoto, ormai questa parola è entrata nelle nostre orecchie, ormai la conosciamo, non è la stessa cosa che essere in presenza, vedo già le vostre obiezioni, avete ragione, ma cosa possiamo fare? Allora, se decideremo di fare l'assemblea da remoto, non spaventatevi, perché saremo noi a comunicarvi, oltre che la data, le modalità con cui collegarvi. Vi invieremo un link, voi dovete cliccare su quel link e poi ci guarderemo in viso attraverso lo schermo di un computer, di un tablet, ma anche semplicemente di uno smartphone e dialogheremo in quel modo. Così è, queste sono le circostanze e questo è quello. A queste circostanze dobbiamo adeguarci, dobbiamo adattarci. Dopo queste cose poco simpatiche che mi rattristano veramente, permettetemi di dire cose più piacevoli, cose più belle. La prima cosa che voglio dirvi è che il Centro Culturale Tommaso Moro è vivo e vitale e che il suo consiglio direttivo, nonostante la difficoltà del momento, ha preparato un programma veramente straordinario che potrete leggere. Forse l'avete già fatto sul radar del mese di settembre, che sarà ripetuto sul radar del mese di ottobre e che trovate anche illustrato dalla sottoscritta nell'articolo che è all'interno del radar e soprattutto nella lettera mail che vi ho inviato il 1° ottobre scorso. Di questo programma però, e questo è un mio piacere, devo dirvelo, ruberò mezzo minuto in più. Di questo programma vorrei sottolinearvi la bellezza e la diversità delle proposte, perché avremo per esempio due conferenze di dibattito strepitose su temi di grande attualità. Una è prevista per febbraio
e parlerà di medicina ed etica nella umanizzazione delle cure. Capite cosa vuol dire parlare di bioetica? Parlare appunto di umanizzazione delle cure, di testamento, bioetico, cioè sono temi delicatissimi e difficilissimi. Ma un centro culturale non sono quattro amici al bar, quindi deve avere il coraggio di fare proposte anche così impegnative perché la gente, perché le persone possono riflettere. Ovviamente lo faremo con personale qualificato, ad esempio di umanizzazione delle cure verrà a parlare il professore Lamberto Padovani. Chi è costui? Signori, il curriculum è talmente lungo che non ve lo dico neanche, vi invito a cliccare su Google e scoprirete un sacco di cose. Per esempio, vi dico solo un titolo del professore Padovani, è il vicepresidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica di Padova ed è membro del gruppo di studio di bioetica SIART, eccetera. Quindi capite, grande argomento, grande relatore. Un altro grande argomento trattato da un altro grande relatore sarà il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. E lì chi più ne ha più ne metta. Chi affronterà questo tema sarà Stefano Agnoli, caporedattore del Corriere della Sera e grande, grandissimo conoscitore di questi argomenti, di questi temi. Ovviamente, oltre a questi argomenti impegnativi, stavo per dire pesanti, è una brutta parola, diciamo impegnativi, seri, non mancheremo di farvi delle proposte più amene, leggere, non so, passatemi il termine. Per esempio, il concerto di Natale, che quest'anno affideremo al nostro giovane e bravo concittadino, il violinista Giacomo Orlandi, che si esibirà insieme a una pianista molto brava e molto giovane anche lei. Poi ancora in Quaresima faremo le nostre riflessioni quaresimali dal taglio fede, arte e fede in Quaresima e quest'anno ci serviremo, mediteremo la Via Crucis attraverso il libro in versi, scritto in versi e musica, scritto dal nostro parroco Don Luca Brogi. A giugno, sono arrivata a giugno, mi preme arrivare a giugno, perché il nostro amico Tommaso Moro compierà 30 anni, signori, questa cosa va festeggiata veramente. E noi pensiamo di farla con uno spettacolo gradevolissimo, sarà un musical dal titolo Custodi del pianeta Terra, che non a caso coincide con il quinto compleanno dell'enciclica Laudato Si' del nostro Papa Francesco. E quindi questa sarà una grande serata di musica, di spettacolo, di poesia, di immagine e altro. Il primo appuntamento in ordine di tempo, il primo in ordine di tempo che vi segnalo è la partecipazione a Book City. Sapete questa grande kermesse, questa grande manifestazione organizzata da Milano Città Metropolitana, alla quale aderisce il nostro comune, alla quale aderiscono le associazioni del territorio e anche noi, come Centro Culturale Tommaso Moro, quest'anno saremo a Book City. Saremo a Book City per presentare il libro di Valeria Benatti. Qualcuno di voi la ricorderà perché è stata già nostra ospite. È una giornalista radiofonica brillante, intelligente e anche una scrittrice, che parlerà, dialogherà con Mario Zanot, anche lui giornalista e regista cinematografico, nostro concittadino, su un tema delicatissimo e direi molto, molto, stavo per dire poetico, ma sì, poetico, lasciatemi passare il termine, che è quello dei bambini nelle case di accoglienza in attesa di affido e o adozione. Questo è il programma. Quindi vi ripeto il primo degli appuntamenti che è Book City a novembre, sabato 14 novembre alle ore 18:30 al Polo Culturale Il Mulino di Vione. E qui mi preme fare una precisazione perché potrebbe la nostra, perché sto parlando a nome di tutto il direttivo del Tommaso Moro ovviamente, potrebbe sembrare un po' contraddittoria. Da un lato vi dico, cari amici, la riunione è sospesa, è rinviata, dall'altro vi dico venite a Book City.
non è contraddittoria la cosa, perché le differenze tra le due iniziative ci sono, non in termini di qualità, questo è più importante, quello è meno importante, ma in termini di contesto, di luogo fisico nel quale si svolgeranno. Allora, l'assemblea dei soci l'avremmo fatta nella sala spazio incontri, che è più che dignitosa, abbiamo fatto un sacco di cose belle lì, ma che in questo momento, con la restrizione anti-Covid, può contenere un numero limitato di persone. Ecco perché abbiamo pensato di sospenderla e di studiare altre forme alternative, come dicevo prima. Book City invece sarà fatto uno nella sala grande del Polo Culturale del Mulino, che già può contenere un gran numero di persone. Data l'ampiezza dei locali, il distanziamento sarà super garantito, uno. Il numero dei partecipanti sarà contingentato. 3. La partecipazione avverrà solo su prenotazione da fare presso la biblioteca, poi le cose tecniche le troverete scritte dappertutto, oltre all'obbligo della mascherina, igienizzazione, eccetera. Per cui diciamo che le garanzie ci sono. Ecco perché vi invito a questo che diventerà la prima iniziativa, il primo evento del nostro centro culturale che è Book City. Ripeto ancora una volta la data, sabato 14 novembre, ore 18:30, per la presentazione del libro Da oggi voglio essere felice di Valeria Benatti. Le altre cose poi ce le racconteremo man mano. Adesso ho finito, ma prima di salutarvi, devo dire una cosa che è poco simpatica da dire, ma mi tocca, sono il presidente, devo fare quadrare anche i conti e quindi mi tocca, amici. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, anche di quello economico. Per cui vi invito a iscrivervi, a rinnovare l'iscrizione, magari invitare altri vostri amici e conoscenti a sostenerci anche con l'iscrizione. Iscrizione che quest'anno potete fare versando la solita quota associativa, 15 euro, e dico solita perché è ferma da molti anni. Sul conto corrente bancario del Centro Culturale Tommaso Moro, di cui trovate l'IBAN nella mail del 1º ottobre che vi ho inviato. Comunque, se qualcuno dovesse avere problemi a dire: ma come faccio a fare il bonifico, ho difficoltà per 15 euro, non sono capace o non posso uscire, eccetera, contattateci, contattate me o qualunque membro del direttivo e troveremo una soluzione più pratica. Ci ho detto che vi devo dire che mi mancate? Ebbene sì, ma ci vedremo presto. Dai, alla faccia, non si può dire alla faccia del Covid, comunque insomma, Covid permettendo, diciamolo in modo più elegante, speriamo di incontrarvi presto e grazie per l'attenzione e buon pomeriggio a tutti.